Allora, grazie. Noi ci troviamo qui al campo di bocce del centro Carlo Kenis. Allora, un'altra attività del centro. Del centro. Qui si passa tutti i giorni una bella mezza giornata, perché si divertono a giocare a boccio. Ma non solo che si divertono a giocare a boccio, ma questa è una ginnastica proprio completa, perché muove tutta la vita, è come a nuoto. A nuoto muove tutti, qui pure muovono tutti. Ci abbiamo il responsabile dei bocci, D'Aleno Gaetano, Rosa, che è l'aiutante di Gaetano. Poi c'è Franco, che è il nostro campione. Lui abbiamo fatto dei tornelli, adesso l'ultimo che abbiamo fatto l'ha vinto. Però non solo, l'altra amministrazione che io ho organizzato il torneo di bocci, ha vinto un trofeo, che è una delle sette meraviglie del mondo. Però mi dicevi appunto che le bocce è uno sport un po' per tutte le età. Certo, direi che bisognerebbe incentivare questi giovani che vogliono praticare sport, perché è un'attività che si fa al coperto, perciò se è tempaccio, piove, non ci sono problemi. È uno sport che dovrebbero interessarsi questi ragazzi, perché io sono stato nel Trentino e c'è la scuola di bocce per ragazzi, per giovani, che iniziano in quinta elementare e arrivano quando hanno 17 anni o 18 anni, fanno i campionati nazionali. Perciò noi che siamo pensionati diciamo che è un'attività che ci fa bene alla salute, perché ci muoviamo, perché uno fa si alza, si abbassa continuamente. E poi collega tra amici, si sta bene insieme, si fanno questi tornei che, come diceva Domenico, abbiamo fatto dei tornei con le premiazioni, con i festeggiamenti, è bello, diciamo, oltre allo sport.